Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio con Resident Evil HD Remastered. Allora, vediamo. Dobbiamo posare l'inchiostro. No, l'inchiostro l'ho già posato, sì. Andiamo a mettere questa gemma per farci dare le munizioni del pompazzo. Ok. Ci portiamo dietro la fiaschetta perché non si sa mai. Questo qua si è svegliato, ma non era in programma. Ragazzi. Oh, è morto. Ancora siamo in stato di ok. Saremmo quasi morti se era a livello più avanzato. Non capisco perché non mi ha dato il tempo di poterlo bruciare. Qua ce n'è uno. Ok, a lui non gli diamo il tempo di darci fastidio. Qua si trova la tigre a cui dobbiamo mettere le gemme come occhi. L'altra gemma la prenderemo più avanti. No, si è messi male. Poi mi dice che non va. Serve un occhio blu e uno giallo. Lì c'è scritto sul... non so, mi ricordo, sulla targhetta. Non mi veniva il nome. Prendiamo le munizioni del pompazza. E... ce ne andiamo, dai, dai, veloce, Tigre, girati, girati. Prima volevo posare le munizioni che tanto non le posso usare visto che non porto ancora il fucile. La chiave ce la possiamo anche portare dietro. Ah sì, lo so, è noioso questo pezzo, sempre dover fare avanti e indietro, avanti e indietro. Non voglio tagliare nulla perché non si può mai sapere cosa succede nel tragitto. Quindi preferisco non tagliare. No, la maschera ce la portiamo così. Andiamo a metterla e ci leviamo anche sto pensiero della maschera. Chissà se quella porta si può aprire anche dal lato di qua. La fai vedere, eh? Sì, anche perché sennò dovrei fare tutto quel giro. No, no, non ci penso proprio. Andiamo di qua. Di qua. C'è nessuno? No. Anzi, io punto sempre l'arma per vedere se c'è qualcuno, perché se c'è qualcuno si gira dal verso appunto dove ho puntato l'arma, di dove c'è il nemico. Anche qua abbiamo aperto. Qua, ah, qua c'è la sala del pianoforte. Ci andiamo più avanti perché tanto non abbiamo lo spartito.
Vediamo se anche di qua possiamo poi aprire quella scorciatoia. Se no, questa chiave ci tocca mollarla nel baule. Non c'ho voglia di andare a aprire apposta la scorciatoia. Dall'altro lato, che palle. Solo dall'altro lato si può aprire. Vabbè, andiamo a mettere a posto la maschera. Ogni volta sti rumori mi fanno pensare che c'è qualcuno. Allora, la nostra maschera. Mortuario, esamina. Senza occhi, ok. Allora, questo è. Ok, va qua. Perfetto, manca l'ultima. Sì, vabbè, andiamo ad aprirci quella scorciatoia, anche perché vi voglio far vedere che questa chiave apre quella porta lì, e poi non mi piace lasciare cose in sospeso, mi scoccia proprio. Eccolo lì, credo che non ci passa. Ancora vivo. Bello come si alza. È morto? Sì. Vediamoci sta chiave di mezzo, mannaggia a me che non ero andato prima di là. Così almeno facciamo un unico viaggio. Ok, l'abbiamo usata, perfetto. Ora possiamo anche prendere da qua. Pensate che giro stupido che abbiamo fatto, eh? Allora, dobbiamo andare di qua, no, di qua. C'è da prendere un po' di roba, eh. Ah sì, non ci, no, ci siamo entrati. C'è da prendere sicuramente qualche erba. Ecco, dobbiamo andare lì. Perfetto. Però prima di andare lì, lo spartito dove si trova? Possiamo andare a vedere se riusciamo a aprire quella zona. Panico! Oh! Merda! Di qua, sì. Slot liberi, due, pochi. Sono pochi, a meno che non riesco a liberarmi della chiave. Due slot sono davvero pochi. Di qua. Sì. Vediamo se riesco a liberarmi della chiave. Perfetto. Allora possiamo prendere da qua. No, tre slot ci servono tutti qua.
Andiamo di qua. Immagino che qua troveremo la chiave per aprire di là. Se non sono stato un pirla che potevo aprirlo con quella chiavetta che avevo. Qua c'è un kit. Perfetto, la chiave abbiamo trovato. Il kit di pronto soccorso lo lasciamo lì. Ci torniamo dopo, con Jill, se non ricordo male, non servono queste chiavi perché lei ha il grimaldello, quindi riesce a scassinarle. Amo da pesca, prenderlo, sì. Qua c'è un dossier da leggere. Testamento del ricercatore. Ragazzi, come sempre, sapete cosa fare. Una collezione di esemplari di insetti. Sotto c'è un interruttore. Premere? No, non abbiamo fatto nulla. Solo proviamo a fare. Questo si combina, si vede dal colore che sono gli stessi. Prendi ape e prenderlo. Ok, qua ci sono le esche, quindi qua, come ho immaginato la prima volta, ci va messo questo che è un'esca. Mentre qua ci va messo l'insetto, però aspetta, è ancora rosso. Vorrei che ci sia qualcos'altro da prendere a parte quello che devo prendere dentro. Vediamo, eh. Premerlo, sì. Ah, qua c'è questo elemento che servirà per prendere la magnum più avanti. Su, dai. Dov'è? Non l'ho trovato. No, sono uscito. Mannaggia questa inquadratura del cacchio. Prenderlo, sì. Erba. Andiamo a vedere di qua cosa ci siamo lasciati indietro. A parte il kit medico, naturalmente. Inchiostro. Un'altra. All'inchiostro volendo possiamo anche lasciar lì, che tanto ce ne avremo a sufficienza. No, giù. Apriamo questo kit e prendiamo lo spray. Vabbè ragazzi, io lo prendo lo stesso, dai, che voglio essere sicuro di non lasciare nulla. Andiamo a liberare
dell'emblema del vento che qua non ci serve. Questo e posiamo il nastro inchiostratore, una fiaschetta, non so che fare. Vabbè, andiamo così, la teniamo ancora un po'. Allora, dobbiamo andare. Lì non ci possiamo andare. Dovremmo dover andare lì, esatto, dove vedete in basso a destra. No, no, in basso a destra no. Cosa dico? Lì si va fuori ed è rosso soltanto perché ci sono delle erbe da prendere. Dovremmo andare di qua in teoria. Ah, dove c'è il pianoforte anche, ci tocca ancora andare. E anche dove c'è il serpente, che non mi ricordo dov'è. Il serpente, però io mi ricordo che era da ste parti. Di qua, no. Eccolo lì il serpente, dai. Devo andare al secondo piano. Ok, adesso mi ricordo. Là ci siamo già andati? Sì, mi ha perso anche tutto. Non me lo ricordavo perché, siccome avevo già aperto la porta, non me la segnava più in rosso. Però me la segnala che non l'abbia passata. Ecco Rebecca. You, Chris Redfield, Alpha Team. We're here to rescue you. Richard, what the hell happened to you? Quando l'ho giocato con l'altro costume di Chris, anche Rebecca aveva un altro costume. Facciamo una volata, andare a prendere il siero. Allora, al primo piano mi sembra che sì. A parte che primo piano, secondo piano è tutta la stessa cosa. E possiamo andare anche da qua. Anzi, dal primo piano avremmo allungato. E di qua, no? No, facciamo prima di qua.
me bene o male l'ho imparata la casa, quindi mi ricordo le porte che devo aprire, però so che cosa ci trovo in quella stanza, se solo a guardare la mappa. Andiamo a prendere il siero. Vediamo se abbiamo roba da abbandonare. No, sempre le solite cose, vabbè. Io abbandonerei la fiaschetta, che mi sa che per un po' qua non ci serve. Facciamolo, prendiamolo. No, tanto in teoria ci riporta qua poi. Lo prendiamo il siero. E andiamo. Dopo averlo salvato mi sembra che ci ritroviamo qua, appunto. Di corsa, Chris, di corsa. Tuo amico sta per morire e te ti fermi a guardare l'inventario. Speriamo di aver fatto in tempo. Sì, Hope this is what you wanted. abbiamo fatto in Thank you. tempo. I'm gonna give you a shot now, Richard. Hang in there. Here, take it. It's a radio. Carry yourself. Richard. He's okay. He's just unconscious. Rebecca, it's not safe here. Let's get Richard to a safer place. Right. Richard's doing well, Chris. He should recover soon. Good. Richard needs you now. As soon as Richard gets better, we'll come after you. Rebecca, you okay with a gun? Yes. All right. I'm going to continue my investigation. Be careful. Okay? Rientriamo nella stanza. This room is equipped with all sorts of medical supplies. I could pretty much treat any wound. Want me to treat your wounds? Yeah, would you? I see. Cioè, così. Ho mosso il braccio, ma ha guarito. Thanks. Somebody sure knows how to get a deal. Most of the medical supplies here are from Umbrella. Umbrella? Don't you know? They're only the biggest taxpayers around here. They make most of these medicines right here. Homegrown in Raccoon City. But there's not much left, so take care of yourself. Take care, Chris. Take care, Chris. Sì, ok, basta, basta. Lui sta ancora dormendo. Perfetto, ragazzi, io direi di salutarci qua. Ci vediamo al prossimo episodio, dove dobbiamo riandare in quella stanza dove appunto abbiamo trovato Richard. E niente, andiamo avanti da quella parte e vediamo cosa ci troviamo. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto un bel pollicione in su, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi!